Allora, giovani amici di Facebook, oggi ho una piccola chicca che ho scoperto, come spesso accade, grazie a voi nei commenti dei miei video. Forse avete visto la mia recensione precedente delle cuffie Sony, quelle per PlayStation, e mi avete lasciato nei commenti un'indicazione, devo dire, preziosa. Queste, diciamo, Philips SHL 3300. Grazie Riccardo che hai commentato. E dopo il tuo commento sono andato online, ho fatto un po' di ricerche e cacchio, ho scoperto un mondo. Perché effettivamente queste cuffie, se ve le andate a cercare online e cercate delle recensioni, rimarrete assolutamente sorpresi da quanto viene detto. Perché sono cuffie relativamente economiche, il prezzo di listino è di 59,90, quindi 60 euro. Su Amazon le trovate però a 45 euro, quindi meno di 50 euro. Però sono descritte come le cuffie migliori del mondo, proprio, cioè le cuffie migliori che abbiate mai sentito, ovviamente per il prezzo che state pagando. È chiaro che magari cuffie da 200-300 euro suonano meglio, però quello che ho trovato online a livello di commenti, di recensioni, anche in forum proprio specializzati in cuffie. Magari poi vi lascio il link nella descrizione così andate anche voi a vedere. Io lo dico sempre, non sono un audiofilo, non è che mi intendo tantissimo di questo tipo di prodotti, però continuate a chiedermi sempre di recensire cuffie e di mostrare cuffie che abbiano un buon rapporto qualità-prezzo come faccio di solito nei miei video. E quindi mi sono prodigato in questa ricerca dopo appunto, come dicevo, la segnalazione di Riccardo. E ho trovato appunto queste SHL 3300, questa è la versione nera, sono cuffie del 2014, uscite di produzione da quello che ho capito, infatti non le troverete più in negozio, farete molto fatica a trovarle in negozio. E anche su Amazon ho trovato un paio di venditori, uno che le sta quasi finendo e l'altro in cui invece sono disponibili a 45 euro, come vi dicevo, secondo me sono un super affare se è vero tutto quello che ho letto online, come sembra che sia vero, perché veramente ho trovato, ripeto, diverse fonti, diverse recensioni, le stesse recensioni su Amazon sono incredibili, e che descrivono queste cuffie come veramente avere un suono molto definito, neutro. Sono vendute da Philips come cuffie da DJ, tra virgolette, deep bass, defined sound. In realtà, da quello che ho letto, sono perfette come cuffie da studio o per esempio per guardare film, da usare attaccate alla TV, eccetera, perché hanno una risposta veramente ottima a tutte quante le frequenze, quindi non hanno quei bassi super pompati come magari hanno altre marche. Le vado ad aprire. Da quello che ho capito, nella scatola in realtà non c'è praticamente niente a parte le cuffie, quindi ci sarà ben poco da vedere. Le ho anche provate in negozio prima di comprarle, non le ho prese su Amazon perché le volevo subito, quindi le ho pagate in realtà di più rispetto ad Amazon. Come vi dicevo, su Amazon sono in sconto 45 euro. C'è questo packaging molto limitato. Il cavo, che casino, il cavo è molto lungo, è da 1,5 m, ma è spiralato, quindi in realtà non è scomodo come potrebbe sembrare per l'uso, diciamo, in mobilità, però al tempo stesso è perfetto per l'uso in studio o magari attaccato alla TV. Qui si riduce tutto a plastica da buttare. E effettivamente dentro il packaging, come avevo letto, non c'è nient'altro se non le cuffie. Come vi dicevo, il cavo è spiralato nella sua prima parte per una lunghezza totale di 1,5 m. Secondo me è una buona via di mezzo. Come vedete, alla fine risulta comodo, cioè in questa maniera risulta comodo sia da usare in mobilità che magari in studio o attaccate alla televisione, magari forse serve una prolunga per essere utilizzata al meglio. E non hanno il classico magari telecomando da mobile da usare con l'iPhone o con Android, con il comando volume, play pause, eccetera. Sono proprio dritte così, il cavo non ha niente di che. Il jack è cromato in oro da 3,5 classico. La qualità della plastica mi sembra ottima, del cavo intendo.
e soprattutto è bello, bello cicciotto, per cui tende, non tende a, diciamo, a ingarbugliarsi. Una cosa molto bella è che, come tutte le cuffie da DJ, si ripiegano in questa maniera, per cui potete mettervelo al collo quando non le indossate, e sono molto comode da portare. I padiglioni girano di 165 gradi, quindi sono comodi anche da usare, ripeto ancora, da DJ, però in generale sono proprio comode. Sono completamente in plastica, chiaramente, non c'è metallo, regolabili, vedete in questa maniera. Sono imbottite leggermente qui sopra, non c'è una grandissima imbottitura, mi sembrano comunque comode, adesso le indosso al volo e ve lo dico subito. I padiglioni sono anch'essi imbottiti, vi do anche un po' di caratteristiche tecniche, e quindi abbiamo un'impedenza da 32 ohm, buona, una risposta in frequenza ottima da 18 a 25.000 Hz, e altra cosa ottima che vi permette di utilizzarle un po' con praticamente tutto è la potenza massima in ingresso, che è di 2200 mW, che insomma è veramente tanto. La sensibilità del magnete è da 108 decibel, e il magnete è in neodimio. Pesano 316 grammi, quindi non tantissimo in realtà, per essere cuffie molto grandi. Questi sono 95 mm, per cui sono grandi queste cuffie, insomma, però risultano comode perché si possono ripiegare, come vi dicevo, attorno al collo. Provo a indossarle al volo, le ho già provate in negozio, ma voglio riprovarle. Sono cuffie chiuse, sono molto isolanti, faccio fatica a sentire la mia voce, sono veramente molto isolanti, direi molto comode. Assolutamente molto comode, ve le rifaccio vedere anche un po' da vicino. C'è questo Dynamic Neodymium Drivers, appunto, hanno queste cuffie, questi driver, queste casse interne 2.0, chiaramente in neodimio, che poi online, da quello che ho letto, è poi il motivo per cui hanno questa ottima risposta un po' a tutte le frequenze, in particolare ottimi bassi, i medi e gli alti. Mancano un po' gli altissimi, da quello che ho capito, per quanto posso intendermene io. Carina anche il rivestimento interno, vedete, così arancio. Esistono anche altri colori, ma li ho trovati disponibili sempre solo così, completamente nere, con diciamo qualche accento in arancio. Che dire, super consigliate. Andatevi magari a leggere anche recensioni online di chi si intende più di me di audio e di cuffie. Sono una piccola chicca, uscita di produzione, per quanto ho capito, quindi direi che è il caso di, se vi servono cuffie di questo tipo, di comprarle al più presto. Le trovate su Amazon in sconto ora a 45 euro, il prezzo di listino sarebbe di 60 euro. Se le volete comprare altro su Amazon, seguite il link per cortesia nella descrizione. Se vi piacciono le mie recensioni e i miei consigli, fate like, fate share, così in modo da far vedere questi video anche ai vostri amici, e ci vediamo al prossimo Incauto Acquisto. Ciao ragazzi!